Forse ho peccato d'altruismo, perché quando ho ricevuto la palla pensavo, non sapevo se ero in fuorigioco o no, ho guardato il guardaline e appena ha detto che era buona, ho visto subito Matteo libero, ho cercato la cosa più facile, però purtroppo la palla è schizzata un po' troppo forte e ripensandoci forse avrei dovuto tirare in quell'occasione. Me l'hanno detto migliaia di persone ed effettivamente è vero, però l'importante comunque era la vittoria e sono felice comunque. Senti, il tuo ingresso all'inizio di secondo tempo in realtà è stato un poco, perlomeno lo ha detto la cronaca della ripresa, è stata un po' la chiave della partita, perché in realtà tu hai sostituito un centrocampista maggiormente votato all'interdizione e appunto tu che hai propensioni offensive, in realtà la Verdina ha avuto un assetto offensivo molto più pericoloso e propositivo e lì è stata la svolta della gara. Sì, il mister in partenza mi ha parlato e mi ha detto che preferiva far giocare D'Angelo, magari per questioni un po' più di copertura, per dare un po' più una mano dietro. Poi sfortunatamente si è fatto male e vabbè, le mie caratteristiche da quelle di D'Angelo, visto che anche fuori ruolo sono diverse, quindi io magari sono uno che cerca più la profondità, cerca più l'uno contro uno. E un po' ci ha aiutato questo, sono contento. Nicolò, sei tra i pochi calciatori rosa del Valentino che già conosceva Mister Novellino per averlo avuto a Modena. Non avevi avuto però in quella circostanza un'esperienza, diciamo così, positiva. Com'è cambiato anche il rapporto tra Belloni e Novellino qui ad Avellino? Ma diciamo che 4 anni fa ero appena uscito dalla primavera, ero ancora un ragazzino, quindi magari il primo impatto dalla primavera alla Serie B è stato forte, davanti avevo gente un po' più di esperienza e quindi ho fatto un po' più di fatica. Adesso comunque il mister penso che abbia trovato un'altra persona, ho alle spalle magari 2 anni in più di categoria, quindi magari si affida, diciamo, fra virgolette, un po' di più che a differenza degli anni passati. Ciao Nicolò, buonasera. Prima Buonasera. parte di stagione a sinistra con Toscano, Novellino, destra con Toscano, scusami, Novellino ti ha riportato a sinistra, anche se devi inverte molto le fasce, come ti trovi in questo ruolo sulla fascia del tuo piede naturale e in generale proprio l'impiego di Novellino che ti ha riportato sulla tua fascia di interno? No, diciamo che mi trovo bene da entrambe le parti, perché sono ruoli che vabbè, comunque avevo già fatto e poi vabbè, è il mio ruolo. A destra magari mi piace, non è che mi piace di più, però più possibilità di andare al tiro, a differenza di sinistra, che magari sono più obbligato, fra virgolette, ad andare sul fondo e crossare. Comunque sia, non mi fa differenza, mi trovo bene da entrambe le parti. Sì, non voglio togliere assolutamente nulla a Toscano, con l'arrivo di Novellino magari ha dato un po' più di quadratura, ci ha dato un po' più di... non so, però ci ha caricati proprio caratterialmente, ci ha dato qualcosa che ci serviva. E questo ci ha aiutato tanto. E la squadra la vuole molto più compatta a differenza di prima, vuole essere un po' più concreto. E vabbè, l'esperienza si nota. Ecco, Nicola, a proposito della Cittadella, come vedi questa partita? Ricordiamo tutti che all'andata c'è una sconfitta vera e meritata per l'Avellino. È cambiato davvero tanto, sia in casa Biancoverde che in casa Cittadella. Ah, noi sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra forte, ha fatto un grandissimo girone di andata e sta continuando, ha 10 punti in più di noi, quindi dobbiamo andare là e sapere che sono superiori a noi perché parla la classifica, andremo là a fare la guerra. Sappiamo che l'andata non hanno meritato la vittoria, anche perché la partita l'abbiamo fatta noi, hanno fatto un gol alla fine, abbiamo sbagliato il rigore. Però andiamo là sapendo che è una squadra forte, dobbiamo stare uniti, compatti e ripartire. Il mister tanto ci ha già detto tutto in questi 2 giorni. Senti, a giudicare da queste prime quattro gare del girone di ritorno,
questo è un altro Avellino sostanzialmente, molto decisamente più forte, non sulla carta, sul campo rispetto all'Avellino in qualche modo che stentava, che addirittura fuori casa sembrava tra virgolette un po' impaurito. Adesso questa è una squadra che ha personalità. Ecco, voi avete questa consapevolezza di essere più competitivi e di potervela giocare proprio contro chiunque? Sì, è stato dopo sabato abbiamo ancora più sicurezza, ma ogni domenica che passa, perché comunque vediamo che il gruppo si rafforza e alla fine poi i risultati arrivano e quindi prendiamo anche consapevolezza. Sì, sappiamo che siamo una squadra diversa dall'andata e questo c'è da dire anche grazie al mister, però comunque sia in campo ci andiamo noi, quindi anche noi abbiamo dato la nostra parte. In una passata intervista avevo detto che il tifo dell'Avellino è il 12° uomo, quindi tanto mancherà, perché comunque ti supportano, vedere anche a volte, come avevo detto, siamo andati a Novara, abbiamo visto un sacco di gente, questo ti dà anche la carica, perché persone che ti seguono dall'altra parte dell'Italia veramente ti fa capire quanto ci tengono a questa maglia e questo ci dà una carica in più. Sì, beh, la competizione fa sempre bene, anche perché magari ci possono stare durante un campionato un calo fisico, però queste competizioni ti aiutano a restare sempre sul pezzo.